Ok, bene a tutti ragazzi, sono Anchisus e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3. Ok, premessa, l'ultima volta è successo un bel casino, cioè Magnus è diventato Magnus di picche e io sto per andare sul tetto per il lancio del razzo, che vuol dire che probabilmente ci sarà anche una battaglia col boss, il che vuol dire che probabilmente questo episodio durerà un po' tanto. Spero di aver detto tutto in meno di 30 secondi. Ah, magnifica giornata per battere un boss. Non per lanciare un razzo. Non per lanciare il razzo, per battere il boss. Io, come sempre, l'ultimo. Cioè, mi ha battuto. Ah, no, non sono l'ultimo, sono io. Ok, perfetto. Sì, ringrazio tutti per essere qui oggi. È finalmente giunta l'ora per il crash scientifico di lanciare il razzo. Sì, fantastico! Woohoo! Speriamo bene. Incrociamo le dita. Oddio, non doveva andare così. Cosa sta succedendo? Qualcosa deve essere andato storto. Che diavolo succede? I controlli non funzionano. Magnus, rispondi. Magnus, cosa c'è? Cosa ti è successo? Wow, sono invincibile. Ma che? Woody, l'energia è uscita, lo spirito deve aumentare. Cosa? Che significa? Sta per esplodere! Oddio, questo non va bene! Fuggite! Fuggite tutti! Fantastico! What? Ah, mi sta tirando! È troppo forte, non riesco a fare un passo! Ah, Magnus controlla i campi magnetici, la forza magnetica di Magnus è andata fuori controllo! Usa gli oggetti metallici che portiamo per attirarci nella sua massa magnetica! Lasciate perdere, cosa facciamo se esplode? Se l'energia della carta di vigore dovesse deflagrare... Terribile da descrivere! Zack, a causa del fuori controllo dei Wizard, la forza magnetica sta aumentando rapidamente. Magnus è fuori controllo? Quali sarebbero i danni stimati? Se il razzo esplode, l'elementare di Ekureji farà... Oddio! Anche Ekureji subirà danni considerevoli. Ok, siamo parecchio in casino. Non può essere vero. Perché? Perché sta succedendo? Questa situazione è simile a quello successo allo Spiccamento. Hai ragione, perciò ragazzo questo significava. Sì, dobbiamo cercare di ripristinare il razzo. Non ho sentito l'intera conversazione, ma noi vogliamo rimanere. Ok, dopotutto siamo i responsabili del razzo. Nessuno di questi discorsi verrà se fermiamo il razzo. Giusto, mettiamoci al lavoro, raga. Che musica! Quindi sarebbe questo l'unico programma del razzo? Magnus dovrebbe trovarsi più avanti. Ah, ho una chiamata da lui. Proprio adesso mi devono chiamare. Vabbè. Geo, voglio dire Mega Man. Cosa c'è, Prez? Woody dice che il nucleo programma del razzo ha una forza magnetica potentissima. Quindi vuole inviarti il suo Wizard per aiutarti. Il Wizard di Woody. Sì, il fratello minore di Magnus, si chiama Coil. Cos'è? Potrà aiutarti in tutti quei punti in cui non potrai spostarti a causa dell'incredibile forza magnetica. Grazie Prez, grazie Woody da parte... Ringrazio Woody da parte mia. Puoi farcela, Mega Man. Ragazzo, muoviamoci. Dobbiamo fermare il razzo prima che esploda. Ricevuto. Ah, la strada è bloccata, non possiamo procedere. Quella cosa che scorre davanti a noi deve essere la forza magnetica di cui parlava prima la Prez. Potremmo avanzare se potessimo sfruttarla in qualche modo. Adesso dovremmo usare l'aiuto di quel Wizard, Coil. Sì, ma come facciamo a chiamarlo? Scusate per l'attesa. Ah. Wow, ciao Coil, parola. Cosa parola? Parola, sono Coil, l'altro Wizard di lui. Potete lasciare a me tutti i vostri problemi con il magnetismo. Sono Mega, piacere di conoscerti. Parola, ma cosa vuol dire parola? Dovrei proseguire, ma non so come fare. Parola, cosa vuol dire? Perché non sali su quel pannello speciale? Wow, un pop-up. Ehi, sembra che sia mai comparso qualcosa sullo schermo dell'hacker. Perché non tocchi il pop-up? Parola! È epico! L'ho toccato io! Wow! Mi ha magnetizzato! Interessante! Cosa mi hai fatto? Mi ha magnetizzato davvero! Parola! Adesso ritorno a te a una forza magnetica! Ah! Più a 3 meno e meno a 3 più! Giusto? Sì! Per forza sì! Per adesso si è circondata la forza negativa blu. Questo farà in modo che la forza positiva rossa ti attragga. Ha senso.
sono ragazzi. Con il magnetismo i colori uguali si respingono, i colori opposti si attraggono. Se arrivi in un posto dove non puoi avanzare, sali su uno dei pannelli speciali e poi tocca il pop-up. Questo cambierà la tua forza magnetica. Parola! Ricevuto, grazie. Parola! Salvatemi, fratello. Sì, va bene. Basta che smetti di dire parola! Ragazzi, andiamo. Sì. È un po' bagattino il magnetismo, ma... lasciamo stare. Ok, meno, quindi mi respinge. Sì, ha senso. Oh, il boss! Finalmente! Pensavo che non ci avrei mai fatto. Ok. Magnes di picche. Ma Magnes? Sì, ok. È molto più che fuori controllo, è completamente pazzo. Sei davvero Magnes? Sì, è davvero Magnes. Sì, è Magnes. Non so che diamine stia succedendo, ma se non lo fermiamo il razzo esploderà e la scuola verrà... Sì, dobbiamo metterlo al tappeto. Tutti confidano in noi e ci stanno aspettando, non intendo deluderli. Lotta onda, in onda. Ok, la vedo brutta. Peggio che con il virus, sì. Usiamo un narrator. Come fa? Oddio, non c'è missile, fantastico. Ok, ho fatto un contrattacco così a caso. Ok. No, è piuttosto facile, pensavo qualcosa di molto più difficile. Cioè, rispetto ai virus che ho affrontato prima... Oh no, 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 no! Ok, non dico più niente su di te, non volevo prenderti. Oh, la mia carta invisibile! A quanto pare serve. Bene. Fantastico, lo... Oh, 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 oh. Ok, il campo è ritornato normale. Sì. Ok, morto. Non volevo fare così. 1000 zeni. Wow. Sì, perfetto, si è tornato più Magnes, ti prego. Oh, stavolta ha funzionato. Magnes! Ah, cosa ho fatto? Ehi, una carta! Cosa c'è, Geo? Niente, per un secondo ho avuto una strana sensazione, ma sto bene. Passiamo a cose più importanti. È caduta di nuovo una di quelle carte. Si chiama carta rumore. Con quella due persone mi hanno fatto perdere il controllo. Due persone, eh? Potrebbe trattarsi di quelli che Ace ha definito gente pericolosa. Carto rumore, gente pericolosa. Ragazzo, sembra che dovremmo stare in guardia. Comunque sia, grazie mille per avermi salvato. Adesso è meglio se sistemo tutto. Farò in modo che il sogno di Clash Scientifico si realizzi. Sei il migliore, Magnes. Sì. Meglio fare il transout, Gio. Ok. L'unico modo di fare le cose è con stile. Sì! Cosa vuol dire? I livelli energetici sono nella norma, Woody. Tutti i sistemi sono pronti, Woody. Alla fine siamo pronti per... sono pronti al lancio. Sì, Woody, gente! Parto per lo spazio! Sta attento, Magnes. Contattaci appena ci sei riuscito. Sì! Wow! Va bene. Wow! È incredibile che quelli del crash scientifico della loro scuola hanno fatto un razzo pienamente funzionante. Ci siamo riusciti, un completo successo! Woody, sono così felice! È fantastico, Woody! Wow, posso sentire l'energia! È davvero magnifico! Che ricordi grandiosi da condividere con tutti! È come un sogno! Wow! Lo spazio! Ehi, Mega, pensi che mio padre sia ancora vivo nello spazio? Sì, ne sono certo. Stavo pensando, forse Magnes potrebbe incontrarlo lassù. Tutto è possibile. Spero che quando farà il suo rapporto abbia delle buone notizie. Proposito raggiunto. Bene. Come ha fatto a Ace e Acid? Cambio d'onda M, ID 003, trascodifica Megaman. Ah, ok.
Proprio come mi aspettavo, si tratta di Megaman. La sua forza è vitale per fermare il disastro che colpirà la Terra. Sei stato avventato. Se Megaman avesse fallito saremmo stati inghiottiti dall'esplosione. Ho creduto in lui al 100%. Effettivamente, non avevo valutato quello. Quindi quel Wizard fuori controllo ha messo una grande quantità di rumore. Sembra che qualcuno abbia preso il rumore cristallizzato. Forse erano loro. Toccherà a noi due scoprirlo. Naturalmente. Dobbiamo impegnarci intensamente. Ma per adesso mangiano un snack per festeggiare il lancio e l'uscita del razzo. È un mito questo qua. Non pensi che stai mangiando un po' troppo di quei cosi, Ace? Ma veramente non nota nessuno che Ace è sopra un tetto. Vabbè. Ah, abbiamo fallito. Stava andando tutto secondo i piani. Cosa è andato storto? Forse una peste ha rovinato la nostra trappola. Avrei voluto tanto vedere quella scuola in fondo. Che spreco. Però, sorellona, almeno il nostro test dell'uso delle carte numere per far andare fuori controllo il Wizard è stato un successo. Ed abbiamo ottenuto la roba che volevamo. Hai ragione, abbiamo fatto le cose per il meglio. La prossima volta eseguiremo un test ancora più grande. Sì, rendiamo Electopia un vero inferno. Electopia. Chi li chiama? Una chiamata. Immaginavo presto o tardi ne avremmo ricevuto una. Ah, probabilmente sarà di nuovo qualcosa di noioso. Mr. King, parla a Regina Tia. Ho scoperto che uno dei nostri obiettivi, Megaman, è stato localizzato nella scuola elementare di Echo Ridge. Megaman si trova lì. Quindi, vuole dirci che è stato Megaman a fermare l'esplosione del razzo? Esattamente. Tutti e due, ascoltatemi attentamente. Vi infiltrerete nella scuola e terrete d'occhio Megaman. Scoprirete il segreto della sua forza ed anche tutte le sue debolezze. Invece di fare tutte queste cose noiose, perché non ce ne sbarazziamo? Dopotutto, un nostro nemico sbaglio. Al momento non è mia intenzione eliminarlo. Megaman sarà un soggetto interessante per i miei test. Come scienziato sono interessato a sapere di più su lui. Ah, pensavo che una volta per tutte potremmo divertirci. Avremmo potuto divertirci un po'. Calmati, Jack. Oh, so un nome. Ricevuto, Mr. King. Viviamo per servirti. Vi invidiano alcuni dati. Leggeteli attentamente. Ve lo ripeterò solo una volta. Non accetto fallimenti di alcun tipo. È il vostro dovere agire come se foste le mie braccia e le mie gambe. Ricevuto. Wow, tipo misterioso. Non mi piace passare il tempo ad indagare e fare ricerca. Ehi, sorellona, perché non facciamo un luogo fuori Megaman senza dirlo a Mr. King? Non possiamo infrangere gli ordini, Jack. Al diavolo! Cosa c'è ora? Calmati, Jack. Sono i dati di Mr. King. Elementare di Ecorigi, classe quinta A, Geostellar. Sanno già chi sono, Geostellar. Fantastico. Lui è Megaman. San già chi sono, incredibile. Salva, gioco salva. Sì. Ok ragazzi, ma andremo a partire alla prossima parte. Scusate se oggi l'ho tenuto un po' troppo lungo l'episodio, ma volevo finire il boss. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. E ci siete. Qual è il vostro nome? Allora, io do la mia risposta e la vedo la sua. Ok? Il mio motto è: più siamo e più ci divertiamo. Secondo me questo è il nostro motto. Prossimo commento, ok. Comunque grazie della domanda. Grazie della domanda. Anche se io non mi viene in mente niente.